soprattutto vedere queste automobili d'epoca, soprattutto cercare di tornare indietro nel tempo e guidavano delle macchine incredibili e soprattutto erano degli eroi a guidare queste macchine. Diciamo, confrontate alla tecnologia che abbiamo adesso, adesso è molto più facile. E che cosa gli piace in queste macchine? Beh, la tecnologia, vedere come erano costruite, già questa è una macchina molto importante, col doppio compressore, erano sicuramente macchine molto evolute. E gli piacerebbe girare su queste macchine? Ho paura di guidare. Prego. Alors, en tant qu'ancien pilote de F1, c'est spécial toujours de revenir à Monaco? Ouais, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Puis de voir ici toutes les anciennes voitures, de voir aussi des voitures avec lesquelles j'ai roulé, donc c'est sympa, ouais. Et vous êtes pas tenté alors reprendre le volant de votre voiture, justement? Bah, il me l'a proposé, donc pourquoi pas. Il m'a une ancienne F3 avec laquelle j'avais roulé, donc pourquoi pas. Ouais, peut-être dans 2 ans, on verra. Oui, Monaco est un bon exemple pour des raisons différentes. Parce qu'avant, c'était la course avec les plus de charme parce que le paddock était ouvert. Alors tout le monde était capable de venir, de regarder tout ça. Ça, c'était bien pour les gens. Mais maintenant, c'est tout fermé, hermétique, avec les swipe cards partout, etc. C'est dommage. Mais c'est comme ça, c'est le temps. Sì, Monaco è una pista, un sogno per tutti i piloti. E correrci è un'opportunità fantastica. Quando la carriera va verso la fine, come me, l'unica opportunità è correre con una macchina storica e guidare qualsiasi macchina nella pista di Monaco che viene preparata una volta l'anno solamente è qualcosa di speciale, perciò sono molto molto contento che esiste questo Gran Premio storico.